Salve a tutti, buon pomeriggio. Bene, oggi iniziamo con il primo webinar riguardo la sismica rifrazione. Vi spiegherò un po' come utilizzare questo software. Prima di iniziare con la spiegazione di un esempio con il software, volevo giusto farvi un'introduzione sull'aspetto teorico e quindi cercare di capire il principio di funzionamento dell'onda rifratta proprio con le indagini di sismica rifrazione. Innanzitutto partiamo nel dire, non so se riuscite a vedere la slide, mi sa che non è partito. Ecco qui, siamo partiti. Bene, vedete sicuramente la slide in cui ho riportato delle immagini con esempi di sismica, di esplorazioni sismiche. Bene, le indagini sismiche fanno parte delle indagini geofisiche. Queste sono indagini di tipo indiretto, quindi appartengono alla categoria di prove indirette e non richiedono degli interventi invasivi. Le indagini sismiche fanno parte delle prospezioni di tipo geofisico, queste sono prove indirette che non richiedono degli interventi invasivi. Bene, queste prove, questa tipologia di prove permettono di individuare le caratteristiche del sottosuolo, del terreno. Queste presenteranno delle caratteristiche differenti. E se effettuiamo delle misure in superficie o fuori di sondaggio, queste consentono di analizzare le varie proprietà dei terreni, come la densità, l'elasticità e la suscettibilità magnetica. E mi riferisco proprio nella parte, non so se vedete il cursore del mouse. Qui dove ho indicato con le varie spunte le tecniche di geoelettrica, georadar e elettromagnetometria, che fanno parte appunto delle indagini geofisiche. Entriamo in merito dunque delle prospezioni sismiche. Queste prospezioni utilizzano dei metodi di indagine che sono basati sullo studio della propagazione delle onde nel sottosuolo e queste possono essere sia naturali che artificiali. Le onde dipendono dalle caratteristiche elastiche dei terreni, quindi viaggeranno nel sottosuolo a diverse velocità attraverso i diversi litotipi, subendo dei fenomeni che sono fenomeni di rifrazione, riflessione e diffrazione. Poi esistono vari metodi sismici applicabili anche nei fori di sondaggio, come ho citato qui nella slide. Bene, nell'immagine in alto a sinistra ho riportato il metodo di sismica rifrazione proposto dalla STM secondo le normative del D5777 del 2006, in cui è possibile vedere una stesa sismica in maniera schematica dove ci sono due operatori, uno addetto al sismografo e uno addetto alla sorgente di energizzazione, giusto per avere un'idea più o meno schematica di come procedere in un lavoro di campagna. E quindi molte delle metodologie di prospezione sismica si basano sulla tecnica di generare onde, ecco perché ho pensato bene di riportare questa immagine, giusto per capire il principio di funzionamento. Quindi in un punto del terreno vengono generate delle onde, quindi vediamo l'omino che va a creare un punto di energizzazione e queste onde, una volta che si propagano nel terreno, verranno registrate dai vari geofoni posti in superficie. Quindi attraverso la registrazione delle onde ai geofoni riusciremo a leggere tramite il sismografo le varie tracce, quindi i sismogrammi. Ed è tramite lo studio dei sismogrammi e tramite l'individuazione della tipologia di onde che si può risalire alla disposizione geometrica del sottosuolo e quindi anche alle proprietà elastiche dei litotipi. Cosa interessante che vi ho riportato anche qui al lato è che per l'indagine di sottosuolo vengono utilizzate sia, o meglio, vengono studiate sia onde di volume, che prendono il nome di onde P o onde S, e sia onde superficiali che prendono il nome di onde di Rayleigh o onde di Love. E, quindi per quanto riguarda, stavamo dicendo, le onde P e le onde S, la differenza sostanziale tra l'una e le altre è che le onde P, chiamate in latino prime, sono quelle che arrivano prima rispetto alle onde S, seconde, come di derivazione latina, onde di taglio, che arrivano successivamente rispetto alle onde P.
La differenza, la cosa interessante che noi sfruttiamo nello studio di queste onde è che sicuramente per lo studio della sismica rifrazione, non so se riuscite a vedere la seconda slide, ecco qua, noi andiamo a studiare che cosa? Le onde P, le onde che si arrivano prima, cioè quelle che permettono di poter studiare il sottosuolo e quindi la loro propagazione lungo i diversi strati, i diversi litotipi. Quindi, siccome lo scopo del nostro studio è quello di studiare le onde che si propagano verso il basso, qui c'è lo schema in cui si vede proprio che viene creata un'energizzazione. Dove l'omino va a creare proprio con il martello crea una sorgente, un punto di shock, e vediamo che le onde si propagano verso il basso in profondità per poi propagarsi lungo la superficie di discontinuità. Siccome dobbiamo considerare che le onde, come vi dicevo prima, sono onde di volume, ci sono le onde P e le onde S. Noi dobbiamo considerare le onde P perché queste si possono suddividere sia in onde P riflesse, ma anche onde P rifratte, poi onde S riflesse e onde S rifratte. Però, siccome noi vogliamo individuare la superficie di discontinuità, dei vari strati, dobbiamo considerare le onde P. Ora, per capire bene il principio di funzionamento dell'onda totalmente rifratta, andiamo a vedere sulla destra una immagine. Ho riportato due casi, caso A e caso B, in cui è possibile vedere che ci sono la sovrapposizione di due strati in cui abbiamo a che fare con una velocità V1 e una velocità V2. In questo primo caso V1 è maggiore di V2, che cosa significa? Che nel momento in cui viene a crearsi una sorgente, quindi vengono create delle onde in un punto di Schwarz, le onde si propagheranno con una certa velocità nel primo strato. Quindi lasciatemi passare il termine quando dico strato a velocità V1, strato a velocità V2. Significa che le onde si propagano a velocità V1 in questo primo strato e a velocità V2 in questo secondo strato. Dunque, in questo primo caso, siccome dico che la velocità è minore della V1 è minore di V2, avremo un certo angolo di incidenza e un certo angolo di rifrazione verso il basso. E in questo primo caso, cosa succede? Che una volta che il raggio incide sulla superficie di discontinuità e poi si rifrange, questo raggio poi lo perderemo in profondità perché non tenderà, è come se fosse verticalizzato. Mentre nel secondo caso in cui abbiamo la condizione per cui lo strato superiore risulti essere minore dello strato inferiore, vediamo proprio che abbiamo a che fare con un raggio di incidenza. Ecco che questa cosa mi era sfuggita, non l'avevo detto. Vedete, qui c'è un asse verticale, la normale. L'angolo di incidenza si viene a creare tra il raggio incidente e la normale. L'angolo rifratto si crea tra la normale e il raggio rifratto. In questo primo caso abbiamo una tendenza alla verticalità, invece in quest'altro caso abbiamo una tendenza all'orizzontalità. Man mano che il raggio rifratto si avvicina alla superficie di discontinuità e quindi sarà maggiore dell'angolo di incidenza, è possibile che si verifichi il fenomeno della rifrazione totale. Affinché si verifichi il fenomeno di rifrazione totale, ci deve essere la condizione che questo angolo di rifrazione diventi pari a 90 gradi, quindi il raggio sarà orizzontalizzato e l'angolo R sarà pari a 90 gradi. Questa condizione prende il nome per l'angolo di incidenza, prende il nome di angolo di incidenza critico, mentre l'angolo rifratto prenderà il nome di angolo rifratto criticamente. Bene, allora io qui ho realizzato uno schema in cui è possibile vedere una sovrapposizione di strati, sempre V1 e V2, però a patto che vi sia la condizione per cui V1 risulti essere, o meglio, lo strato si faccia attraversare dalle velocità delle onde sismiche con una velocità inferiore rispetto che allo strato sottostante. Quindi, che cosa vi ho riportato qui? Un esempio, sempre l'energizzazione. Prima mi sono
sono distratta, non vi ho fatto vedere una cosa, che tra le varie sorgenti è possibile avere a che fare con una massa battente, cariche esplosive. Infatti qui nell'immagine vi ho riportato un cannoncino sismico e qui varie tipologie di martelli, proprio per creare l'energizzazione sul suolo. Quindi tornando a noi, ecco perché ho riportato il martello qui, per far capire la sorgente com'è, da quale punto parte e poi dove arriva, da chi poi viene registrata. In questo caso i rettangolini colorati rappresentano i vari geofoni che sono distanti dalla sorgente di una distanza che prende il nome di offset. E nel momento in cui arriva l'onda, quest'onda verrà registrata dal geofono e una volta che il geofono registrerà questa onda, io la verrò proiettata sul display del sismografo mediante proprio la realizzazione di tracce sismogrammi. In questo caso io ho proprio rappresentato in corrispondenza del geofono colorato in blu la traccia blu, quello verde la traccia in verde e così via tutti gli altri. La cosa interessante della prova di sismica rifrazione è che, ok, abbiamo visto che ci sono queste onde che si propagano nel sottosuolo, ci sono un'infinità di raggi, però quelle di cui dobbiamo tener conto sono innanzitutto le onde dirette. Quali sono le onde dirette? Sono quelle che arrivano prima di tutto, addirittura prima delle onde, le onde prime. Infatti possiamo dire così, allora l'onda diretta sarebbe l'onda che generata dalla sorgente, dalla massa battente, viene a propagarsi lungo la superficie, lungo il piano campagna ed è quella che arriva prima, quindi percorrerà una distanza x1, poi una distanza x2, x3 e così via. Invece, un'altra cosa interessante da dire è che quando vengono proiettati il segnale passerà dal geofono al sismografo, verranno proiettate le tracce che, ok, vi ho fatto vedere, sono queste qui colorate, ma che cos'è che viene proiettato? Cosa verrà plottato? Il tempo che è trascorso dal momento in cui è stata data la martellata fino a quando è arrivata al geofono e l'entità dell'oscillazione. Per entità dell'oscillazione intendo proprio l'ampiezza dell'onda. Quindi T1 rappresenta l'istante in cui è arrivata la prima onda, quindi quando viene registrata la prima oscillazione. E T2 la seconda, T3 e così via. Quindi cosa capisco? Che più geofoni ci sono, più sismogrammi avrò. E poi, man mano che ci rivolgiamo a sismogrammi che sono sempre più, o meglio, se facciamo riferimento a geofoni che sono sempre più lontani, cosa notiamo nei sismogrammi? Che la traccia, il primo tratto rettilineo sarà sempre più lungo, fino a che l'onda non arriva, quindi quelli che registriamo noi, qui in questo caso sono i primi arrivi, quindi l'onda cosiddetta diretta, quella che viaggia sulla superficie, diciamo, parallelamente al piano campagna, lungo questo piano orizzontale. Bene, qui sulla destra ho riportato invece come si propagano le onde anche nel sottosuolo, secondo il principio che vi facevo vedere prima, che SHOT sarebbe il punto di sorgenza, quindi nel momento in cui si propagano le onde, arrivano sulla superficie di discontinuità e poi risalgono, come vengono registrate? Vengono innanzitutto registrate dai geofoni e poi le varie tracce, i primi arrivi, io le posso andare a registrare sul grafico delle dromocrone. Questo è il grafico delle dromocrone. Quindi questi primi tempi di cui vi parlavo prima, T1, T2, T3, T4, è come se li vedessimo qui proiettati. Infatti, una cosa che potevo fare effettivamente era inserire i punti T1, T2, T3, T4 per farvi capire meglio, però penso sia chiaro. Ma perché, ecco, vedete, qui c'è scritto direct wave, quindi la curva, la dromocrona rappresentativa di questi primi arrivi dell'onda diretta sarebbe questa. E voi mi chiederete perché parte da zero? Perché se io ponessi un geofono proprio in posizione zero, dov'è il martello, la prima onda, che sarebbe l'onda diretta, coinciderebbe proprio con il punto in cui parte lo shot. Quindi di conseguenza la retta la farei partire da qui.
Quindi cosa vediamo? Proprio che la direct wave parte da zero per poi proseguire in superficie, verso l'alto, scusate. E un'altra cosa che notiamo è, e vi chiederete, quando è che escono fuori le onde rifratte? Quando è che vengono registrate? Ci sarà un punto in cui queste onde supereranno le onde dirette? Quando? Man mano che ci allontaniamo a geofoni più lontani, la l'onda riuscirà ad essere registrata da quei geofoni che sono sempre più lontani. Vi faccio capire in un grafico successivo. Ecco, qui c'è una schematizzazione di ciò che vi dicevo sull'onda diretta, quindi nel momento in cui parte l'onda si propaga lungo la superficie, lungo il piano campagna e verrà registrata da un ricevitore, quindi questa è la nostra curva, l'onda diretta. Quando invece si viene a creare la condizione per cui abbiamo un angolo di incidenza critico, perché all'inizio vi spiegavo che affinché si verifichi il fenomeno di rifrazione totale, si deve venire a creare la condizione per cui l'angolo di incidenza si rifrange criticamente con un angolo di rifrazione pari a 90 gradi, che è questo. E nel momento in cui l'angolo rifratto tenderà a percorrere, a scorrere lungo la discontinuità con la velocità del secondo strato, nel momento in cui esso stesso si genera, creerà anche altre onde che si propagano verso la superficie, come con lo stesso angolo di inclinazione pari all'angolo di incidenza critico. Quindi, per farvi capire, vedete, qui c'è l'onda che il raggio incidente che incide sulla superficie di discontinuità. Ed è stata raggiunta la condizione per cui rispetto alla normale l'angolo di rifrazione è pari a 90 gradi, quindi scorrerà lungo questa discontinuità che è la velocità V2. Quando questa onda risalirà in superficie, vedete, verrà registrata dai geofoni, mi registrerà la velocità dello strato, del layer 2 in questo caso. Quindi, quale sarebbe l'onda? Qui ho riportato le domande. Chi arriva prima tra l'onda diretta e l'onda conica? Come abbiamo detto fino ad ora, sicuramente la prima onda che arriva è l'onda diretta perché abbiamo detto che percorrerà uno spazio minore, quindi essendo più in superficie, arriverà al primo geofono. Consideriamo questo receiver, quindi questo geofono qui e quest'altro geofono qui. Allora, in questo caso arriverà prima l'onda diretta e quindi verrà registrata da questa curva rossa, vedete questa qui. Però l'altra domanda è: le onde coniche sono condannate, ho messo fra virgolette, sempre ad arrivare dopo le dirette? La risposta è no, perché dopo un certo punto l'onda rifratta tenderà ad arrivare prima dell'onda diretta. Perché? Che cosa vuol dire questo? Che quest'onda diretta fino a questo ricevitore viaggerà ad una velocità V1, compirà questo spazio X, ad esempio, a velocità V1. Invece questo raggio rifratto farà prima questo percorso, scenderà, poi farà quest'altro percorso a una velocità V2, quindi supera anche se il tratto è lungo, però lo percorrerà a una velocità maggiore che è V2 e poi risale in superficie. Quindi arriverà, nonostante il percorso sia maggiore, ci sarà un tratto che percorrerà a velocità maggiore, quindi lo recupererà proprio il percorso dell'onda diretta. Bene, per chiarirvi meglio ciò che vi ho spiegato, ho riportato anche un video dove vi fa vedere il principio di funzionamento dell'onda. Della sismica rifrazione, e in questo video è proprio chiaro come l'onda di rifrazione riesce poi a superare l'onda diretta. Quindi faccio play per farvelo vedere, dura poco. Un'altra cosa interessante è da dire che il raggio rifratto, vedete questo qui, poi si rifrange lungo questa superficie alla velocità dello strato sottostante. Ed è importante dire che non si limita solo a scorrere lungo questa superficie di discontinuità, ma mentre si propaga lungo questa discontinuità si comporta esso stesso come un generatore continuo di onde. Vedete, sono queste le onde
che risalgono poi in superficie. Quindi, man mano che risale, cederà anche una parte dell'energia. E quando la cede questa energia, la cede generando onde che sono tutte dirette verso l'alto e ritornano in superficie con lo stesso angolo di incidenza per cui si sono generate, lo stesso angolo di incidenza critico, l'angolo questo qui rispetto alla normale. E, tutte queste onde che risultano essere parallele tra di loro prendono il nome di head waves, onde di testo, onde coniche. Ok, non aggiungo altro, facciamo play, vi faccio vedere il video. Non so, si dovrebbe sentire. Ecco qui, allora abbiamo quasi concluso, no, questa è l'ultima slide della parte teorica. Volevo giusto dirvi che per la sismica a rifrazione i campi di applicazione sono vasti, come per esempio studi geologici, monitoraggio a caratterizzazione di frane, studio di carattere geotecnico, anche per esempio per l'individuazione delle velocità delle onde sismiche nel sottosuolo, quindi le VS equivalenti. E poi, vabbè, sono vari i campi di applicazione. Mentre per quanto riguarda i limiti, bisogna tenere presente che, come vi dicevo all'inizio, ci deve essere la condizione per cui i vari strati devono essere via via maggiori con la profondità. Quindi, se non c'è questa condizione, il metodo della sismica rifrazione fallisce. Inoltre, se abbiamo a che fare con uno spessore limitato, questo purtroppo non verrà letto, risulta essere non rilevato. Oppure, se abbiamo uno strato che ha una velocità intermedia tra lo strato superiore e quello sottostante, anche questo può essere sorpassato. Infatti, si parla di strato nascosto. Mentre quest'ultimo, penultimo punto. Dice proprio che se noi aumentiamo la spaziatura tra i vari geofoni, aumenta la profondità di investigazione, ma può ridursi la precisione nella determinazione della profondità. Giusto, perché di conseguenza significa che diminuisco anche la qualità del dato di sottosuolo. E poi per quanto riguarda l'incremento di gradualità di velocità con la profondità, questi danno luogo a diverse cromocrone. Quindi io posso ipotizzare, fare diversi schemi interpretativi e per evitare di incorrere in errore può essere interessante disporre di sondaggi di taratura, perché grazie a questi io posso effettuare un sì, posso, diciamo, raggiungere una univocità dell'interpretazione. Bene, possiamo passare direttamente alla spiegazione del software. Questa è l'interfaccia che vedremo adesso. Esco dalla presentazione PowerPoint. Allora, ecco qui. Procediamo con il software EaserEffect. Bene, innanzitutto noi in questa è l'interfaccia principale che voi vedete con il software EaserEffect e voi potete visionare l'area di indagine con Google Map. Potete inserire le coordinate e quindi tramite le coordinate vedere l'area studio. Per esempio, qui mi suggeriscono di inserire latitudine e longitudine che ho qui sul file, così abbiamo subito la possibilità di vedere l'area, ad esempio sulla mappa.
Ecco qua, dovete essere dotati di un collegamento a internet per poter visionare la mappa. E, dunque, in questa prima sezione vedrete dati generali, descrizione, committente, possiamo inserire ad esempio prospezione o indagine sismica, rifrazione, committente. E sto riempiendo questi campi per il semplice fatto che poi alla fine possiamo vedere i dati nella relazione finale che vedete qui risulta essere non evidenziata in quanto ancora non ho inserito nessun dato relativo alla sismica, nessun dato delle tracce registrate. Però poi alla fine sarà possibile cliccarvi sopra e vedrete che questa immagine verrà riportata lì nella relazione, nel report. E, una cosa che è possibile fare in questa interfaccia è andare su Cattura vista, che succede? Si blocca l'immagine e bloccando l'immagine io posso inserire una casella, un riquadro in cui posso evidenziare l'area studio in cui ho effettuato ad esempio la prospezione, l'indagine. Posso con una linea individuare ad esempio la stesa sismica, posso cambiare i colori, posso inserirvi un testo con scritto ad esempio area studio. Lo scriviamo così poi alla fine vi faccio vedere come esce nella relazione. Anche se qui ho scritto piccolo, avrei dovuto ingrandire le dimensioni. Ecco, che poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Con questo tasto X posso cancellare e posso reinserire o un cerchio o un riquadro, sempre riferendomi all'area studio. Quindi facciamo così. Vi faccio vedere un attimo, posso cambiare il font, ingrandiamo un altro po', cambiamo il colore, lo facciamo giallo e scriviamo Area Studio. Ecco, ora si vede. Un'altra cosa che posso fare è andare qui sui tre puntini. Dove ci sto, allega immagini, io posso allegare una delle immagini o un logo o l'area in cui è stata effettuata la prospezione e questa la vedrò, verrà inserita nel frontespizio, nella prima pagina della relazione. Quindi poi faccio applica. Ok, mi ha salvato i dati. Adesso andiamo avanti, andiamo a input dati, quindi ci spostiamo su questa barra laterale in verticale e possiamo procedere con l'importazione delle varie tracce che sono state registrate durante la rifrazione in campagna. Allora, come si procede a importare le tracce? Bisogna andare sulla cartella, abbiamo già qui battuta 1, andiamo su importa tracce. E cambiamo il formato. Andiamo su file ambrogeo.dta, facciamo, importiamo la prima traccia che è questa. Ok, numero di geofoni 12, qui lasciamo questa perché poi vi faccio vedere come è possibile modificare eventualmente l'interdistanza tra i geofoni, la posizione del primo geofono e il numero di geofoni. Facciamo aggiorna, ok. E vediamo che sono state importate le prime tracce. Dopodiché procediamo nell'aggiungere una seconda battuta. Andiamo da importa tracce. Clicchiamo su file Ambrogeo DTA apri. Bene, abbiamo importato la seconda traccia. Dopodiché facciamo aggiungi. Sempre dall'operatore matematico uscirà battuta 3 e procediamo sempre allo stesso modo. Importa tracce, cambiamo il formato, andiamo sulla terza, apri, aggiungi battuta. Importiamo le tracce. Ok,
Quarta battuta, apri e importiamo l'ultimo. Sempre formato DTA, apri, ok. Ecco qui, abbiamo posizionato le nostre tracce. Quindi stavamo dicendo che se i nostri geofoni non sono stati posizionati come volevamo, come da stesa sismica, come da prospezione in campagna, possiamo spostarci sulle varie battute e andare a cambiare la posizione dei geofoni. Una cosa che volevo farvi vedere, un attimo, se non perdo l'immagine qua, apro di nuovo il PowerPoint e vi faccio vedere una cosa. Ecco qui, non so se riuscite a vederla, penso di sì. Qui vi ho riportato uno schema in cui volevo farvi capire come è stata effettuata la prospezione sismica in situ, cioè perché io ho importato quelle 5 battute. Perché in campagna sono state effettuate due battute esterne, vengono chiamati shot esterno diretto e shot diretto in questo caso per la battuta 2, mentre battuta 4 e battuta 5 vengono definite shot inverso e shot esterno inverso. E poi c'è la battuta centrale. Quindi quelle 5 battute che ho importato hanno registrato varie tracce sismiche. Questa traccia che è nell'immagine dimostra che in corrispondenza di ogni geofono posizionato per esempio a 6 metri, 9 metri, 12 metri, eccetera, ha registrato una traccia in funzione della sorgente in cui è stata, in funzione di dove è partita la sorgente, a quanti metri di distanza è partita. Quindi in questo caso ci riferiamo al sismogramma relativo alla prima battuta, quindi a quota A in posizione 0, e poi da qui sono partite le varie onde fino ad essere registrate dai vari geofoni. Va bene, possiamo continuare con il software. Eccoci qua. Quindi sulla base di quello schema che vi ho fatto vedere andiamo a posizionare le nostre sorgenti. Perché per eseguire correttamente l'elaborazione dobbiamo assegnare ad ogni battuta la posizione della sorgente. Quindi per la battuta numero 1 abbiamo visto che la sorgente si trovava in posizione 0. Quindi andiamo qui su posizione. Innanzitutto anche i geofoni dobbiamo cambiare la loro posizione, erano disposti ogni 3 metri, abbiamo visto. Quindi i geofoni sono 12, la posizione del primo geofono era posto a 6 metri. L'interdistanza invece era di 3 metri. Facciamo aggiorno. Ok, e abbiamo posizionato i vari geofoni. Dopodiché ci spostiamo su posizione sorgente. Vedete qui nell'immagine c'è scritto posizione sorgente XZ. Z si riferisce alla quota. Quindi se abbiamo i nostri geofoni alla sorgente posizionati a quote diverse da 0, possono essere variate. La posizione della sorgente lungo il piano campagna in questo caso è 0, quindi clicchiamo su 0 e poi clic su invio, si aggiorna. Dopodiché passiamo alla battuta numero 2. Abbiamo visto che la battuta numero 2 era posizionata a 3 metri, quindi a meno 3 dal geofono. Quindi qui clicchiamo su 3, clic su invio. E vedete, questa stellina in rosso rappresenta proprio la sorgente. Passiamo alla battuta numero 3 e la battuta numero 3 la posizioniamo in corrispondenza di 22,5 metri a metà. Invio. Vedete, è stato posizionato qui. Dopodiché passiamo alla battuta 4. La battuta 4 è stata posizionata più 3 metri, quindi a 42 metri. A più 3 metri dalla fine della stesa, quindi 42 metri.
Invio, eccolo lì. E poi battuta numero 5, altri più 3 da 42 o più 6 da 39 e mettiamo 45. Invio. Benissimo. Una cosa che possiamo fare prima di andare ad individuare i primi arrivi è un'opera di filtraggio. L'opera di filtraggio da dove si può effettuare? Da qui, vedete, qui c'è un tasto, un simbolo a forma di imbuto. Questo qui consente di effettuare un filtraggio dei dati, cioè io posso manipolare le tracce applicando un filtro. La tipologia di filtro che si può applicare sulle varie tracce sono filtro di tipo passabasso, filtro media mobile, vedete? Allora, se io clicco su filtro passabasso si illuminerà la prima immagine, quindi faccio riferimento a questo primo schema. Se invece faccio clic su media mobile, avrò la, e poi faccio su applica, posso già applicarlo, vedete, si variano le varie ampiezze, i vari segnali, diciamo. Perché quando è possibile fare una cosa del genere? Il software, quindi è una cosa che noi non vediamo qui, ma è dentro il software, ecco perché è anche complesso ed è ben fatto. Perché al suo interno che cosa fa? Che cosa riesce a realizzare il software? Trasforma il segnale che è registrato nel dominio dello spazio e del tempo in un segnale, in questo caso, che viene rappresentato nel dominio delle frequenze. E come lo fa questo? Mediante l'applicazione della trasformata di Fourier, perché proprio la trasformata di Fourier consente di trasformare proprio un segnale che si trova rappresentato in questo caso nel dominio dello spazio e del tempo in un dominio delle frequenze e qui delle magnitudo. Per magnitudo si intende, vedete, l'ampiezza del segnale, quindi quanto questa risulta essere alta, diciamo così. Dopodiché, una volta che sono state effettuate le varie opere di filtraggio che noi possiamo scegliere tra passabasso o media mobile, la media mobile alla fine viene utilizzata per esempio per smussare le curve. Quindi, se facciamo clic, qui vedete, ci sono un numero di campioni, io posso scegliere in corrispondenza di un segnale, di una curva, per esempio in questo caso 5 campioni, va bene, sì, possiamo scegliere anche 5 punti. Fare la media tra questi 5 e in corrispondenza del punto medio inserire il valore medio di quei 5 e quindi capisco che avrò uno smoothing della curva, così definito. E posso aumentare poi il numero di cicli. La cosa interessante da notare, vedete, io posso fare 3, 5, 7, 9, 11, 13, sono sempre tutti numeri dispari, proprio perché in corrispondenza del valore medio, perciò devono essere numeri dispari, vado ad inserire la media di questi valori. Oppure posso utilizzare un filtro di tipo passabasso. Passabasso si chiama così perché mi consente il passaggio, il filtraggio delle basse frequenze, quindi io ho la possibilità tramite la trasformata di Fourier di trasformare un'onda che viene rappresentata nel dominio dello spazio e del tempo in un'onda nel campo delle frequenze, però posso suddividerla, cioè io è come se riuscissi a scindere le varie curve che mi portano alla formazione di uno di questi segnali. Da qui posso avere la possibilità di fare proprio un'opera di filtraggio e di eliminare quelle che non mi servono. In questo caso io voglio fare, ad esempio, voglio operare, effettuare un tipo di filtraggio di tipo passabasso e voglio mettere che la frequenza di taglio, ad esempio, superiore a 200. Da 200 in poi non voglio più vedere curve, quindi vedete, questa è la porzione di segnali che non vedrò più. Quindi farò applica. Ok, ed ho applicato il filtraggio. Se siete interessati poi a capire come funziona la trasformata di Fourier, l'antitrasformata, perché io una volta che ho applicato il filtraggio, per tornare in queste condizioni devo applicare l'antitrasformata. Se qualcuno vuole entrare in dettaglio di questo posso spiegarglielo, anche perché ho realizzato delle immagini che potrebbero essere interessanti da visionare, oppure vi posso passare direttamente il PowerPoint. O mi potete contattare privatamente e farmi domande alla fine, non c'è problema. Dunque, possiamo procedere adesso con l'individuazione dei primi arrivi.
Quindi iniziamo dalla battuta numero 1. La cosa interessante è che per individuare questi primi arrivi io posso effettuare un picking automatico, infatti clicco su tracce, vado a cliccare su picking automatico che vedete nel momento in cui mi avvicino con il cursore si esce fuori la voce picking automatico, dunque mi permette di individuare il primo arrivo. E quindi se io mi sposto con il cursore uscirà anche una barra orizzontale. Questa barra orizzontale che è parallela al piano campagna, diciamo così, mi è utile anche perché posso fare poi il confronto con i vari primi arrivi delle altre onde, perché capisco che man mano che mi allontano, come vi facevo vedere nello schema prima nelle slide, più mi allontano dal primo geofono e quindi anche dalla sorgente, più i primi arrivi arriveranno in ritardo, ok? Dunque, per poter individuare questi primi arrivi, io cosa faccio? Posso andare a cliccare su Visualizza Zoom su finestra separata. Che cosa mi consente? È un'opzione molto interessante, in quanto è come se io andassi a zoomare quest'area. Vi faccio vedere che cosa esce fuori. Ecco qui, una finestra temporale dove a seconda di come mi sposto con il mouse, vedete, mi fa un ingrandimento del segnale e quindi riesco meglio ad individuare il primo arrivo. Quindi per poterlo visionare anche io posso effettuare anche un ingrandimento qui su zoom tempo. Vedete, ho la possibilità proprio di allargare anche il periodo delle varie onde in questo modo. Dopodiché mi sposto sempre tenendo in considerazione l'ampiezza della finestra temporale e in corrispondenza del primo arrivo con il cursore mi avvicino e faccio un clic. Vedrete che uscirà un trattino in rosso. Dopodiché mi sposto agli altri. È ovvio che vi faccio vedere una cosa. Cliccando su picking automatico, il software fa l'individuazione dei primi arrivi in automatico, ma vedete bene che non sono i primi arrivi, quindi dobbiamo munirci noi di buona pazienza e spostarci direttamente in corrispondenza dei primi arrivi e tracciarli uno ad uno. Quindi procediamo in questo modo e andiamo a individuare i primi arrivi. Se volete, nel frattempo che io traccio questi primi arrivi per tutte e cinque le battute, possiamo fare una pausa, anche perché qualcuno dei miei colleghi vuole presentare il programma GeoPix. Se lo hanno richiesto, non possiamo procedere alla pausa? Sì. Ok, procediamo alla pausa. Sì. Vabbè, io qua posso continuare però. Salve a tutti, sono l'ingegner Castagnino, mi sentite? Ho ripreso la condivisione dello schermo. Ok, siamo in pausa, la collega si è un po' riposata e colgo l'occasione per presentare una nuova app GeoPix di JustDraw. L'app si chiama GeoPix. Ed è dedicata ai geologi. Se mi date 5 minuti vi illustro qualche immagine. Non so se ne avete sentito parlare.
Ah, l'avete scaricata, ok. Se c'è qualcuno che non conosce ancora GeoPix, vi la mostro. Abbiate pazienza. Ok. Non la conosco. Ok, adesso ve la mostreremo. Allora, GeoPix cosa fa fondamentalmente? È un'app progettata per i geologi. È capitato, anzi, diciamo, frequenta, se non sempre, di fare un report fotografico di cantiere. E quindi GeoPix permette, è un'app Android prima di tutto, permette di fotografare e gestire le foto di cantiere. Diciamo che oltre a gestire le foto dal punto di vista manageriale, permette di geolocalizzare con un potente algoritmo le foto stesse. Un attimo che vi faccio vedere. Ok, e quindi GeoPix è formato da un cloud in cui registrandosi si avrà a disposizione uno spazio cloud dove memorizzare le foto. Perché questo cloud? No, GeoPix non funziona con esso, solo Android. Questo cloud, perché c'è questo cloud? Perché praticamente la particolarità di GeoPix è che si può gestire tutto da smartphone. Ma una volta rientrato in ufficio, attraverso una dashboard, il suo sito praticamente, si può gestire il lavoro fatto in cantiere direttamente da PC. Un'altra particolarità di GeoPix è che una volta scattata la foto in cantiere, con un potente, algoritmo di triangolazione, può arrivare a una precisione elevata di localizzazione del punto, quindi della fotografia, e quindi verrà disposta la foto su mappa satellitare, quindi si è la disposizione spaziale della foto. Quindi lo scopo principale è quello di gestire le foto fatte sul cantiere. Una volta scattata la foto, si ha la geolocalizzazione della stessa della foto con un'accuratezza maggiore rispetto alla semplice triangolazione dello smartphone. Dopodiché si ha un upload immediato della foto nel cloud. Ricordiamo che si ha una capacità del cloud gratuito se ne fate la richiesta al nostro email. Dopodiché, una volta rientrato in ufficio, si possono gestire tutte le foto catalogate per progetto, quindi per indagine, per lavoro, direttamente in ufficio. Mi preme dire che ogni catalogazione delle foto viene attraverso un ID della foto che la rende univoca. E altre descrizioni come la latitudine, la longitudine, l'altezza sul livello del mare della foto, e inoltre si può anche etichettare la foto stessa attraverso dei tags, ma è importante sapere che in base al lavoro, in base alla zona, per esempio al lavoro di un determinato tipo di indagini, si possono catalogare un gruppo di foto in base a progetti vari. Detto ciò, la pausa è finita. Passo di nuovo la linea alla mia collega che continua con Easy Refract. Buon proseguimento. Bene, procediamo con l'individuazione dei primi arrivi. Mi pare di aver letto prima in chat che qualcuno voleva sapere se era possibile inserire le quote dei vari geofoni. Sì, certo, si può andare da progetto, non è partito. No, un attimo. Ma allora mi sentivano? Sì, vi volevo dire che è possibile individuare
la quota per i vari geofoni, basta andare da progetto, qui posizione geofoni e cliccare su Z. Z rappresenta proprio la quota, anziché mettere 0 potete variare voi i numerini, quindi ok. Bene, per quanto riguarda la presentazione PowerPoint, se qualcuno di voi è interessato, mi pare di aver letto che qualcuno la voleva condivisa o è arrivata un'email già che la richiedeva. Certo, l'abbiamo fatta apposta proprio per poterla condividere. Quindi procediamo con l'individuazione dei primi arrivi, purtroppo sono ancora la battuta numero 1. Nel frattempo vediamo anche la visualizza zoom su finestra separata e l'abbiamo persa. Eccola qui, è ricomparsa. Qui ci sono troppi schermi condivisi, quindi per questo perdiamo un po' le immagini e le slide. Bene, questi sono i primi arrivi. Vedete, la cosa interessante è che man mano che noi ci allontaniamo dalla sorgente, i primi arrivi sono sempre più lontani, impiegheranno più tempo prima di arrivare in questo caso l'ultimo geofono 39. Altra cosa interessante è che grazie a questa finestra di zoom, finestra separata, riesco ad individuare anche queste aree colorate in rosa, che poi posso cambiare anche di colore. Da qui vedete, io posso cambiare il colore verde, azzurro, eccetera. Facciamone di verde, mi piace di più. Quindi con questo ingrandimento posso vedere anche la prima traccia. Come mai questa prima parte non è rettilinea come l'inizio? Perché probabilmente durante la propagazione delle onde c'è stato qualcosa che ha interferito, quindi magari una sorgente esterna che ha creato del noise, del rumore. Vedete che mi ha sporcato la prima traccia. Ora ci spostiamo su battuta numero 2. Ma perché noi stiamo tracciando questi primi arrivi? Perché alla fine ci serviranno per realizzare le varie dromocrone. Vedete, sto ancora continuando a tracciare i primi arrivi. Certo, se poniamo sempre una maggiore attenzione sull'individuazione dei primi arrivi, migliori saranno anche le dromocrone che otterremo alla fine. Vedete, qui sto individuando i primi arrivi. Non ho idea di come verranno le dromocrone alla fine, però è possibile poi modificarle. Certo, più attenzione viene posta sull'individuazione di questi primi arrivi e migliore sarà il grafico che otterremo. Ragazzi? Ok, procediamo con la battuta numero 3. Battuta numero 3, ok, questo è il punto che abbiamo stabilito prima per la sorgente, lo shot. Bene, questo è il primo arrivo, quest'altro è l'altro arrivo. Questi tempi, delay time, vengono registrati, vedete, qui nella colonna in millisecondi. E questi sono i vari numerini, i valori che escono. Dividiamo un primo arrivo qui. Sì, dai. Ripeto, abbiamo sempre la possibilità di modificarli sia qui da traccia che poi nell'osservazione e nell'interpretazione della dromocrona. Abbiamo possibilità di modificare i punti di ginocchio, spostare i vari punti individuati.
o tornare indietro qui sulle tracce. Quindi siamo adesso nella parte delle dromocrone, dei primi arrivi provenienti dalle battute inverse, quindi alla fine dello stendimento. Ho sempre come riferimento questa ampiezza di finestra temporale. Che mi dà un aiuto ad individuare il primo arrivo, cioè riesco a vedere che dopo questa linea rettilinea avrò l'oscillazione. Ok, mi sposto di qua. C'è anche una componente di rumore, vedete che così non riesco a vederla, ma grazie alla finestra temporale sì. Quindi mi sposto sempre più giù. Vedo che c'è stata una fonte di rumore che mi ha alterato il segnale. Man mano mi sposto e poi l'ultima traccia, che sarebbe poi corrispondente al primo geofono, vedete, ha registrato un qualcosa che ha un'altra sorgente esterna che mi ha sporcato il segnale. Questo lo modifico un attimo. Questa lo potevamo fare un po' più giù. Voi regolatevi sempre con l'ampiezza temporale della finestra temporale. Ok, passiamo all'ultima battuta, ci siamo quasi. Andiamo di qua. Poi, se vedete sulla destra, mentre io adesso sto tracciando questi primi arrivi, vedete qui c'è una colonna in cui voi potete effettuare un'amplificazione. Per tutte le tracce uguale, ve la faccio vedere, cliccando, mettendo la spunta qui su amplificazione uguale per tutte le tracce, io posso modificare questo valore e vale per tutti, vedete? Quindi è capace che a un certo punto si sovrappongono. Per far sì che queste curve non si fondano tra di loro, io vado a cliccare, metto, a mettere la spunta su tronco ampiezza tracce, vedete? Vengono tagliate. Ma noi torniamo indietro. Le ridimensioniamo. Ok, andiamo di nuovo a tracciare i primi arrivi. Primi arrivi. Penso che in questo webinar sia anche bene vedere come vengono affrontati i vari passaggi, anche perché nel momento in cui voi volete utilizzare il software o volete acquistare il software, sapete più o meno il principio di funzionamento e quello che verrà fuori poi dopo. Ok, questa me l'ha lasciata giù. Bene, abbiamo individuato i primi arrivi per queste tracce. A questo punto, noi possiamo andare adesso a tracciare le dromocrone. Quindi ci spostiamo, chiudiamo questa finestra, questa ampiezza di finestra temporale e andiamo su dromocrone. Vedete? Oh, queste sono le dromocrone che sono state realizzate dal software in funzione dei primi arrivi che abbiamo tracciato. E per poterli osservare al meglio, cosa dobbiamo fare? Conviene deselezionare shot, deselezionare velocità e lasciare poi solo dromocrone. Vi faccio vedere soltanto una cosa. Intanto togliamo i valori numerici. Togliamo dromocrone e vi faccio vedere una cosa. Per quanto riguarda lo shot, shot rappresenta in questo caso la linea che unisce i valori dei primi arrivi. Infatti, qui c'è la leggenda che spiega battuta 1, battuta 2 e così via. Però, se noi ci spostiamo con il cursore in corrispondenza di questo punto e della crocetta, la prima in corrispondenza del valore 6, avrò che questo si riferisce alla battuta numero 2. Ed è il punto X uguale 6, quindi ci riferiamo al geofono posto a 6 metri dalla sorgente, dal punto 0, e o a 3 metri dalla battuta numero 2, e Y uguale 0.0069, che sarebbe il tempo. Infatti, se io vado a vedere in corrispondenza del valore 6 per la battuta numero 2, vediamo, qui ci troviamo sulla 5, andiamo su battuta numero 2, vedete un po' in corrispondenza del geofono 6
abbiamo il valore qui è espresso, vedete, 0,006 sarebbe il tempo espresso in secondi, mentre sulla tabella lo abbiamo espresso in millisecondi. Quindi corrisponde a questo e così via tutti gli altri punti. Se io deseleziono shot, vedete, mi toglie le linee di congiunzione di questi primi arrivi. A questo punto, possiamo procedere con l'individuazione delle dromocrone. Allora, siccome nella parte teorica vi avevo fatto vedere più o meno come funzionava la formazione come si generava l'onda diretta e poi la ritratta, vi faccio vedere, cliccando su dromocrone escono queste curve e in realtà queste sono errate perché sono quelle di default. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirgli al software che vogliamo lavorare per esempio con due o tre strati, vedete già sta generando le dromocrone. Tre strati, ecco qua, quattro strati, cinque, vabbè non esageriamo perché non sono un po' troppi. Noi dobbiamo regolarci in funzione dei primi arrivi e delle pendenze che vengono realizzate. Per esempio, ipotizziamo tre strati e ci potrebbe stare più o meno che abbiamo a che fare con tre strati. Quindi abbiamo questa prima onda, quindi consideriamo la prima battuta. Vedete, abbiamo anche quest'altra possibilità: battute, in questo caso tutte selezionate, dromocrone tutte. Per poterle visionare al meglio, possiamo andare su battuta numero 1, ad esempio. Vedete, rimane colorata la dromocrona riferita alla prima battuta. E anziché mettere tutte, mettiamo le dirette perché questa si tratta proprio della diretta. Se vogliamo vedere tutte le dirette, basta andare su tutte, battute tutte, vedremo queste prime tre, riferita a battuta 1, 2 e quella centrale, la 3. Se invece voglio vedere quelle inverse, basta cliccare sempre su tutte e andare su inverse. Vedete? Più o meno corrispondono, nel senso che riescono, hanno individuato in questo caso sulla base di ciò che gli ho detto io, dei tre strati, di tracciarmi le varie dromocrone. Volendo io posso spostare questi punti, vedete, assegna, sposta, sarebbero i punti di ginocchio. La cosa interessante è da dire, vedete, già me l'ha spostata perché non volendo io ho cliccato qui con inserisci punto. La cosa che vi volevo far notare è che è possibile tracciare le dromocrone traslate. Innanzitutto, prima di fare quelle traslate e di spiegarvi cosa sono, torniamo un attimo su dromocrone. Vi metto le dirette, oppure una, anzi, meglio, sì, la diretta. Ah, ecco, un'altra cosa interessante da dire è che ovviamente se io clicco battuta 1 e poi dromocrona inversa non la vedrò mai, perché giustamente non mi darà una dromocrona relativa a qualcosa che non c'è. Ma dovrò mettere in questo caso la battuta 1 diretta perché io mi riferisco alla diretta. Quindi in questo caso cosa leggo? Allora, le prime onde quando si propagano dal punto di sorgenza sono le onde dirette, quelle che vi facevo vedere che si propagavano parallele al piano campagna. Quindi quella che arriva è l'onda diretta, i primi arrivi li registro e questa sarà la direct wave di cui vi parlavo prima. Dopodiché andiamo ad incontrare le onde dirette sono sorpassate, superate in un punto di crossover dalle onde di rifrazione critica. Quindi questo mi dovrebbe indicare un primo rifrattore, mentre quest'altro dovrebbe indicarmi un secondo rifrattore. Se invece io vado a selezionare due strati, vedete, questa è l'onda diretta, la direct wave, e questa è quella di rifrazione. Quindi, che cosa capisco da questa dromocrona? Che ho a che fare con due strati. Cioè, siccome la superficie di discontinuità che io chiamo rifrattore mi mette a contatto con due strati differenti, questa curva mi rappresenta proprio la curva di rifrazione, quindi potrei ipotizzarlo come ipotetico rifrattore. Cioè, se noi facciamo, vi faccio capire una cosa, con le dromocrone traslate, mettiamo tre strati ad esempio, io li seleziono da qua e poi vado su progetto, calco la dromocrone. Ecco qua, le dromocrone traslate. Ho due dromocrone, la blu e la rossa, perché qui avevo selezionato una sola dromocrona. Mettiamo tutte le dirette, ad esempio. Vedete? Quindi che tra le dirette abbiamo una, due e qui sotto e tre. Sono quelle non evidenziate.
Queste dromocrone che escono fuori, quelle evidenziate, quindi sono quelle che ho chiamato dromocrone traslate. Per dromocrone traslate si intendono proprio le onde rifratte, quindi vado a considerare questa qui e questa qui, quindi quella blu e quella rossa, poco evidenziata. Io non considero la diretta perché voglio sapere, voglio conoscere quelle onde che si propagano lungo i rifrattori. Quindi è come se avesse a che fare con uno, primo rifrattore e secondo rifrattore. Quindi se io ho due rifrattori, che significa? Che ho a che fare con tre strati. Se invece ho un rifrattore, avrò a che fare con due strati. Quindi in questo caso la curva blu e la curva rossa cosa rappresentano? Due rifrattori. Quindi, siccome il rifrattore, abbiamo detto che è la superficie di discontinuità che mette a contatto due strati, in questo caso avrò a che fare con tre strati perché ho individuato tre rifrattori. Se seleziono tre strati, quindi avrò due rifrattori. Se ne seleziono quattro strati, avrò tre rifrattori e così via. Per questo io prima vi consigliavo di studiare la singola dromocrona, quindi da qua capisco che è un'onda diretta, poi prima rifratta, seconda rifratta, quindi due rifrattori, tre strati. Se questa cosa non vi è chiara, posso farvi un disegno o non so, se avete domande fatele perché io poi vi rispondo. Ok, possiamo procedere con il calcolo delle dromocrone traslate, però per tutte, quindi ci si rispostiamo qui. Nuovamente su, anziché mettere, sì, qui mettiamo battute tutte, dirette e inverse, quindi mettiamo tutte, vedete, ho le dromocrone traslate sia da un lato che dall'altro, quindi ci sono delle tecniche che si chiamano tecniche di phantoming che permettono di unire le varie dromocrone, questa e questa diretta da questo lato, mentre questa inversa e questa inversa da questo lato, mi consentono proprio di fare tramite delle operazioni di rilevare queste dromocrone traslate. A questo punto possiamo procedere con l'interpretazione dei dati, ma prima, siccome io in base a uno studio che avevo effettuato, quindi analizzando questi dati che mi sono stati dati, avevo ipotizzato di avere a che fare con due strati. Quindi nel momento in cui io vado a fare calcolo a dromocrone, ecco, vedete, io penso sia meglio dire che abbiamo a che fare con un rifrattore. Quindi ho questa è l'onda diretta e poi la rifratta, quindi secondo me esiste un solo rifrattore. Se poi secondo qualcuno c'è un altro rifrattore, basta modificarlo da qui, quindi inserire tre strati anziché due e fare il calcolo delle dromocrone. In questo caso, non avendo più tre strati ma due, avrò una sola dromocrona, quindi una superficie di discontinuità che mette a contatto due strati. E fino a qua ci siamo. Dopodiché possiamo passare quindi a interpretazione. Vedete, ci spostiamo adesso, ecco qua, a un'altra cosa rilevante, interessante. Allora, vedete, qui in alto nella barra si parla di funzione velocità, funzione tempo profondità, andamento morfologico dei rifrattori e mappa di velocità. Partiamo con la funzione velocità. La cosa interessante che a noi preme capire e studiare tramite questo software non è altro che la velocità degli strati. E per poterla calcolare il software si munisce del metodo reciproco generalizzato di Palmer, dove egli definì tramite le formule, altre metodologie precedenti, esistevano la metodologia del tiro coniugato, il metodo del delay time, cioè del tempo di ritardo, o plus minus, quindi in latino, parliamo dell'aggiunta o della sottrazione mediante utilizzo di varie formule, proprio per calcolare sia la pendenza reale dello strato, perché dobbiamo tenere in considerazione che i vari strati. Qui non abbiamo la stratigrafia, però ecco qua potremmo sfruttarla, però non entriamo troppo nel dettaglio, magari poi se qualcuno è interessato possiamo vederlo successivamente. Però che cosa vuole fare Palmer mediante la funzione velocità? Vuole sicuramente calcolare la velocità reale del rifrattore, però bisogna considerare che in una stratigrafia le velocità, anche all'interno dello stesso litotipo, possono variare per vari fattori, varie condizioni. E quindi, siccome
In precedenza era stato utilizzato la metodologia, ad esempio, del plus minus, che calcolava le velocità delle superfici di discontinuità, ma era dedicata, per pendenze dolci. Cosa fa Palmer? Grazie all'utilizzo dell'XY ottimale, va a considerare una superficie di rifattore che può avere delle rugosità, delle variazioni brusche, quindi una superficie articolata. E lui, per poter osservare al meglio la superficie di discontinuità e quindi poterla al meglio dettagliare, va a considerare degli XY che chiama XY ottimali. Sì, torniamo indietro. Mi dicono che qualcuno di voi non ha capito la cromocrona traslata. Torniamo indietro. Allora, stavamo dicendo, anzi, vediamo se posso fare un disegno. Vabbè, questo lo vediamo dopo. Allora, abbiamo detto che io ho selezionato due strati. Immaginate di aver, no, voglio fare il disegno. No, non si dice. Andiamo su. Mouse, keyboard, touch, mouse. No, non riesco a farlo. Anzi, facciamo un'altra cosa. Nelle slide che volevo darvi, apriamo il PowerPoint, vi faccio vedere che cosa volevo dire. Ecco, che forse siccome non riesco a fare il disegno, vi faccio vedere la slide che vi ho preparato, eventualmente se volete averla. Allora, noi abbiamo ipotizzato prima, per farvi capire, se abbiamo a che fare con tre strati, abbiamo un'altra tipologia di dromocrone, le dromocrone traslate, che sono queste qui. Allora, in questo caso, se considero tre strati, quindi andiamo ad analizzare le singole dromocrone, mettiamo dromocrone battuta 1, dirette. Ok, ci siamo. Allora, questa qui è la prima onda, l'onda, diretta, che si propaga lungo la superficie. Aspettate, vi faccio vedere anche le slide dopo. Vediamo se riesco ad aprirla contemporaneamente. Dov'è lo schema? Lo schema dell'onda diretta. No, non è qui. Vabbè, poi vi passo questo PowerPoint. Però, intanto, quello che vi voglio dire è che questa prima onda rappresenta l'onda che si propaga lungo la superficie, il piano campagna. Questa onda sarebbe l'onda rifratta che quando scende in profondità poi si rifrange lungo il rifrattore. Quest'altra onda ancora è un'onda che era partita da questa sorgente, scendeva lungo questa prima discontinuità e poi si rifrangeva ancora verso il basso, individuava un'altra superficie di discontinuità e si propagava. Ecco perché ci sono due rifrattori. Quando io vado a cliccare su battuta 2, mettiamo tutte le dirette, ecco qui, tutte e tre le dirette mi identificano uno e due rifrattori. Non so se è chiara questa cosa. Nel momento in cui io voglio andare a tracciare le dromocrone traslate, le dromocrone traslate non sono altro che la rappresentazione dei rifrattori. Quindi quella blu rappresenta il primo rifrattore, quella rossa è il secondo, perché a noi interessa l'onda che si propaga lungo la superficie di discontinuità. Ok, nel frattempo mi hanno trovato la slide, quella che vi spiega un attimo queste dromocrone traslate. Ecco qua, dovreste vederla, perfetto. Allora, avevo creato una sovrapposizione di strati, vedete, ho uno strato, secondo strato e terzo strato. Quella, la dromocrona blu, che mi rappresenta la dromocrona traslata, indica il primo rifrattore, quella rossa il secondo. Quindi, grazie alle dromocrone traslate, riesco ad individuare le superfici di discontinuità. Ok, adesso dovrebbe essere più chiaro forse con l'immagine. Mentre, se io vado a considerare quelli che non sono evidenziati, le curve non evidenziate, vedete qua giù, ad esempio questa qui, 1, 2 e 3, ho onda diretta, io non la considero nelle dromocrone traslate, poi ho onda prima onda rifratta che è la blu e poi seconda onda rifratta che è la rossa. Quindi l'onda blu e l'onda rossa non sono altro che la rappresentazione delle dromocrone relative ai rifrattori 1 e 2. Ok, adesso dovrebbe essere chiaro. Spero.
Ok, possiamo tornare alla interpretazione. Stavamo parlando di Palmer, lui utilizza l'XY ottimale. Che cos'è questo XY? Sarebbero le sorgenti. Lui ipotizza che più vicine sono le sorgenti, quindi tra una sorgente, anziché chiamarla A e B, facciamo finta che qui c'è una sorgente A, qui c'è una sorgente B, lui utilizza un XY ottimale tra questo, per esempio, questo è il nostro geofono, utilizza un X qui e un Y qui. Più sorgenti abbiamo lungo la nostra superficie sul piano campagna, più geofoni avremo e maggiore sarà il dettaglio con cui andremo a rilevare la superficie di discontinuità. In questo caso, siccome andiamo a calcolare la funzione velocità, il valore migliore della curva è questo qui, perché è quella più rettilinea possibile, con più dati, in questo caso più dati perché sono tutte rettilinee. Quindi abbiamo più dati relativi ai valori di G e di XY. Infatti io posso anche cliccare sulle varie curve e in automatico poi il software me le sceglie. Infatti se clicco qui, vedete, si riducono i valori di G. G sarebbero i geofoni, posti tra gli XY ottimali. Il migliore XY è questo qui perché mi darà poi informazioni relative anche alla morfologia della discontinuità del rifrattore. In questo caso. Ah, un attimo, forse abbiamo lasciato però che avevamo a che fare con tre strati. Io volevo, ecco, volevo tutti gli strati, cioè tutte le battute, tutte le dromocrone, sia dirette che inverse. Vediamo se è cambiato qualcosa. No, non è cambiato nulla. No, qualcosa è cambiato, vedete, le varie posizioni. Questa linea dovrebbe unire i punti, i vari geofoni, quindi quella più rettilinea possibile in questo caso è questa curva che rappresenta la velocità. Noi alla fine con il metodo del GRM vogliamo individuare la velocità migliore approssimata del rifrattore, non possiamo dare valori così di velocità. Infatti qui al lato sarà possibile poi ottenere i vari valori delle velocità. Quindi a questo punto è possibile passare avanti alla funzione tempo-profondità. Allora, fino ad ora abbiamo visto che in questa prima sezione siamo riusciti a calcolare la velocità. Adesso che cosa vogliamo fare? È come se volessimo spostarci da uno spazio orizzontale a uno verticale. Che cosa vuol dire questo? Vogliamo capire, individuare gli spessori del sottosuolo, dei vari strati. In questo caso, siccome abbiamo detto due strati, voglio sapere a che profondità si trova il primo rifrattore, quindi quanto spesso è il primo strato. Quindi, siccome prima nella funzione velocità abbiamo scelto questa curva che univa i vari valori di G, che quindi mi rappresentava l'XY ottimale, quindi la curva più rettilinea possibile, adesso con questa funzione tempo-profondità, vado a scegliere stavolta la curva più articolata possibile, perché andando ad individuare i vari spessori sarà possibile poi individuare la vera forma del rifrattore. Ok, a questo punto andiamo e passiamo alla parte più importante che è proprio l'andamento morfologico dei rifrattori. Ecco qua. Bene, sicuramente ho sbagliato qualcosa perché mi riporta tre strati, infatti prima perciò volevo fare attenzione ecco perché è importante anche individuare i primi arrivi e sono contenta di questa cosa che l'abbiate vista perché giustamente avendo modificato i primi arrivi, avendo modificato la morfologia del rifrattore, avendo modificato i primi arrivi, è chiaro che quello che esce fuori è un qualcosa che ci può anche stare, perché no? Possiamo avere una morfologia particolare delle superfici di discontinuità. In questo caso, un attimo, torniamo indietro. Volevo dirvi che nel momento in cui noi andiamo ad individuare le varie tracce, funzione velocità da input dati, andiamo su tracce, vedete, io qui non avevo fatto attenzione a tracciare i primi arrivi. Per questo io vi chiedo di fare attenzione qui nel momento in cui andate ad individuare le varie tracce perché varieranno anche le curve. Ora vi faccio vedere cosa succede
né quando io identifico i primi arrivi in maniera errata. Ecco perché dovete munirvi dello strumento di visualizza zoom al fine di migliorarle bene. Quindi, vedete, io mi posso spostare lungo i primi arrivi, battuta 2, questa era la battuta 3. Posso anche aver sbagliato il primo arrivo, in questo caso vedete che era sporcato da segnale, quindi potrebbe essere un mio errore durante il tracciamento dei primi arrivi. Oppure ancora, o meglio ancora, se io mi sposto qui per l'interpretazione, funzione tempo profondità, io scelgo sempre la velocità lungo il tratto più rettilineo. Questa è la superficie più articolata. Possibile andamento morfologico dei ritrattori. Ok, ecco, mi sono dimenticata di nuovo. Qualcuno mi aveva chiesto, voleva vedere tracce filtrate. Ecco, forse non avevo effettuato il filtro. Passa basso, sì, va bene lasciarlo 200, ok, però posso mettere che dromocrone mi faceva la selezione automatica, mettiamo due strati, se mettiamo due strati ho una visualizzazione, se invece mettiamo tre strati ne avrò un'altra, vedete come si fa da qui, ecco così vi faccio vedere anche come escono le varie dromocrone, queste sono le dromocrone traslate, interpretazione e cambierà anche il ritrattore, vedete è cambiato tutto, clicco su questo, clicco di qua. Vado su andamento e si sono modificati i rifrattori. Quindi, secondo questa interpretazione, individuando tre strati, addirittura me li vede così. Quindi quindi a questo punto non erano più due strati, ma tre. Quindi, in questa prima porzione ho uno strato che avrà una velocità, questo è il substrato. Man mano che procedo avanti con lo studio, avrò l'individuazione di un altro strato. Quindi, lungo questa stessa sismica, lungo questa prospezione ho avuto modo di individuare due rifrattori, come mi facevano vedere le dromocrone. Infatti, tornando indietro, ho fatto bene il collega che mi ha chiesto di rispiegare le dromocrone traslate, perché grazie all'individuazione di più strati, in questo caso 3, abbiamo individuato due rifrattori, uno che è questo blu e due che è questa rossa. Noi qui le abbiamo messe tutte, sia da un lato che dall'altro. Se mettiamo soltanto tutte le dirette, vedete, abbiamo due rifrattori. Quindi, spostandoci sull'interpretazione dei dati, abbiamo un rifrattore e due rifrattori. A questo punto, volevo dirvi soltanto una cosa, che siccome sempre Palmer è lui l'artefice di tutto, diceva che quando calcolava l'xy corretto, lui considerava il valore g il geofono, quindi proiettato sulla superficie di discontinuità. Quindi, se noi immaginiamo la proiezione di g sulla superficie, non è lo spessore, ma alla fine è un raggio. Questo raggio lo dobbiamo considerare come il raggio di una circonferenza, quindi se io vado a tracciare una circonferenza qui di raggio G, G', ad esempio, avrò un insieme di tante circonferenze in corrispondenza di tutti questi geofoni che mi riescono ad individuare la superficie di discontinuità e quindi del rifrattore, dei vari rifrattori, in questo caso due. Quindi, più i geofoni sono ravvicinati e migliore sarà la rappresentazione del rifrattore, cioè avrò un dettaglio migliore, quindi avrò la massima fiducia di queste superfici e quindi sarà più vicina alla realtà. Quindi, come possiamo definire questi rifrattori? Proprio come l'inviluppo delle tangenti agli archi di cerchio. Gli archi di cerchio da dov'è che li posso modificare? Da disegno. Vado qui a angolo archi di circonferenza, li aumento, vedete, stanno crescendo i vari archi, sarebbero queste lineette, queste barbette qua, che io se le aumento facciamo direttamente sul valore numerico, ecco, metto 70 esempio, clic su invio, vedete, riesco ad individuare proprio gli archi di cerchio. Inoltre posso, tramite sempre l'opzione disegno, aumentare o diminuire lo spessore degli strati. Ecco, da qui, vedete, posso aumentarlo, ma posso anche diminuirlo. Vedete? E posso anche modificare lo spazio in cui ho la proiezione
della mia stratigrafia, la mia geometria del sottosuolo. Quindi da qua mi posso spostare e mettere meno 5, sì, potrebbe andare bene, sarebbe questo valore da 0 a meno 5. Mentre da questo lato, dov'è 62, vedete, da questo lato possiamo ravvicinarlo e modificarlo con 45, ad esempio. Quindi queste sono le varie opzioni. Inoltre, posso cambiare il colore dei vari geofoni, posso cambiarlo, modificarlo di arancione, di verde, di blu e poi modificare anche il raggio. È chiaro che questi pallini di piccole dimensioni di raggio 0,5, se li passo a 1, non sono più pallini, ma sono dei cerchi di raggio maggiore. Ok, abbiamo visto questa sezione qui. Un'altra cosa interessante che mi consente di fare il software, qual è? Innanzitutto che mi posso spostare, vedete, posso zoomare, posso allontanare l'ingrandimento, ma posso anche inserire un testo, ad esempio, altezza testo, aumento, ad esempio, 2. E scrivo, non so, prospezione, ad esempio, o indagine sismica. Metto il luogo, noi qui ci troviamo, ebbene sì, ci troviamo a Cluj Napoca. Mettiamo la data, 12.03.2020, ok, e mi compare qui. Indagine sismica a rifrazione. Quindi capite bene che si possono modificare si può modificare questa immagine che poi può anche essere importata. Progetto da posso esportare l'immagine, ma posso anche importarla poi nella relazione in automatico. Dopo vi faccio vedere come si fa. Nel frattempo, che cosa abbiamo ricavato? Strato 1, strato 2, strato 3. I vari coefficienti, densità, vedete, se io clicco in corrispondenza dei vari valori esce anche che cosa significa EY, modulo di Young, per esempio, con i vari valori numerici corrispondenti. Inoltre posso mettere la descrizione. Descrizione, per esempio, strato 1, strato 2 e così via. Se clicco su invio uscirà il nome. È chiaro che posso attribuirgli un valore, un nome di litologia, ad esempio argilla, sabbia, calcare nitida, arenaria, quello che più mi piace, o meglio, quello che più corrisponde al valore di velocità. Scusate, sia chiaro, è giusta questa cosa. Più vi piace? No. Però, perché ho detto in quel modo? Perché la velocità di propagazione può mutare anche nell'ambito di uno stesso litotipo. Quindi io posso avere che questi tre sono gli stessi litotipi, però ciò che va, la velocità può variare in funzione, per esempio, della compattazione, della fratturazione, della porosità e quindi cambiano le caratteristiche litologiche. Infine posso vedere la mappa delle velocità, grazie alla quale ho una riproduzione delle velocità di propagazione delle onde nel sottosuolo. Quindi vedo, in base alla leggenda a destra, come variano le velocità, passando da colori più freddi che indicano le basse velocità a colori più caldi che indicano invece le velocità maggiori. Quindi questa è una rappresentazione con colori, ogni casella appunto mi permette di. Ogni cella mi permette di individuare i vari colori corrispondenti alla velocità in profondità, quindi in funzione del litotipo attraversato. E poi, infine, possiamo finalmente andare a generare la relazione. Quindi facciamo clic su Genera relazione. Ecco, vi faccio vedere come la genera. Chiudiamo qua. Vedete, adesso sta elaborando la relazione, sicuramente all'interno andrà ad inserire l'area che avevamo tracciato, la posizione dei vari geofoni, la quota dei vari geofoni, l'interdistanza tra geofoni, i primi arrivi, vedete come li aveva tracciati, le immagini, quindi le dromocrone che avevamo individuato, le dromocrone dirette, inverse, le dromocrone traslate, i vari rifrattori. Qui ancora sta elaborando le tabelle dei geofoni perché giustamente abbiamo messo 5 battute, e di conseguenza per ogni battuta riporterà la posizione del geofono e del tempo nelle varie tabelle, riempirà i campi.
Riusciremo, vedete, qui ci sono le onde dirette. Io avevo lasciato soltanto le onde, le dromocrone dirette. Avrei dovuto mettere la spunta su tutte. Infatti, vedete qui in alto, non so se riuscite a vedere il mio cursore che sta caricando. Qui battuta, avevo cliccato su tutte e dromocrone dirette. Ecco perché ci sono soltanto quelle tre nell'immagine. Quindi, una volta realizzata la relazione, si può sempre modificarla, tornando indietro e cambiare, in questo caso, ad esempio, metterle tutte anziché solo le dirette. Abbiamo perso la relazione perché ho ridotto l'icona. Vabbè, ad ogni modo, volevo farvela vedere come usciva fuori. L'ho chiusa. No, il report è qui, eccolo qua. Bene, vedete, qui c'è l'indice con le varie parti. E quando vi ho detto che all'inizio abbiamo inserito i dati generali, vedete qui, eccola, avevo allegato un'immagine, ecco, che mi compare qua. E quindi questi dati, via, ora vi faccio vedere da quale pulsante possono essere inseriti. Poi avevamo inserito dati come il committente A, vedete, committente A, zona B, C, eccetera. Scendendo giù, innanzitutto c'è qualche cenno teorico. Poi scendendo, vedete, qui c'è anche la spiegazione dell'XY ottimale, ci sono anche delle formule, io non vi ho parlato di formule. Ecco. Dati generali, le formule servono per farvi capire come si calcolano la velocità e gli spessori. Qui nei dati generali avevamo inserito, vedete, i dati prospezione, committente, zona, operatore e sono stati riportati qui la data di oggi, l'area studio, vedete, avevo individuato l'area con un riquadro in rosso e avevo scritto area studio in giallo, quindi questa è la mappa di Google. E poi ci sono le varie tabelle che abbiamo riempito qui su posizione Z, che sarebbe la quota dei vari geofoni. Tornando alla domanda che mi era stata fatta, vedete, è possibile inserire il valore della quota per i vari geofoni. Ok, questa è tutta la relazione. Ecco, questo è quanto vi dicevo, riferendomi alle dromocrone, che abbiamo selezionato solo le dirette, quindi da questo lato. Per le inverse avremmo dovuto cliccare su inverse e uscivano quelle da questo lato sulla destra, oppure su tutte avevamo l'incrocio. Le traslate vi consentono di individuare due superfici di discontinuità. Scendiamo infine, questi sono i grafici di velocità, grafico dello spessore, T-depth, stratigrafia del sottosuolo, l'abbiamo esagerata prima. Grafico della velocità e quindi si è conclusa la relazione in questo modo. Bene, ok, salvare, vabbè, non salviamo. Io avrei concluso con la presentazione. Volevo giusto dirvi che è possibile. Ok. Bene, scusate, mi ero un attimo distratta perché ci sono delle richieste. Nel frattempo volevo farvi vedere che per quanto riguarda la parte dei cenni teorici, ho fatto riferimento a dei lavori di Langston 89 e 90, quindi se siete interessati potete prendere informazioni da questi. Mentre per quanto riguarda il software, potete andare direttamente sul sito GeoStru e quindi prendere informazioni in riferimento al software, sia per vedere più o meno le altre informazioni, e anche il manuale che è stato di recente aggiornato. Inoltre è stato inserito anche un punto relativo al tutorial, che vi spiega appunto come utilizzare il software. Tutto ciò è possibile consultarlo gratuitamente online e di seguito ci sono i link. Grazie.
qualcuno di voi è interessato a domande da fare, può farle adesso, oppure se dispone già del software mi può anche inviare delle immagini o contattare privatamente su gloria@geostru.eu. In modo tale che se avete delle richieste, potete inviarmi anche l'immagine dei vari passaggi in cui trovate delle problematiche o se volete potete chiedermi anche consiglio sull'interpretazione. Sorry, Maria, talk to you or customer from Poland? Yes. Okay. Yes, I saw the message from from Max. Yeah. Okay. And I explained the problematic about the EtherFact software. He was interested to buy EtherFact software. Yes. So it is available. Okay, thank you. Per la presentazione la si può ricevere via email? Certo, noi abbiamo i vostri contatti e potremo inviarvi le email con la presentazione. Sì, certo che si può avere. Per scaricare la presentazione cosa bisogna fare? Ve la inviamo per email. Su richiesta. Su richiesta. Chi vuole la presentazione PowerPoint gliela mandiamo. In privato, anche perché vi siete registrati e in questo modo, essendovi registrati, è comparsa la vostra email e quindi ve la inviamo per email. Grazie. Grazie, grazie a voi. Si farà un corso su È Slop? in programma il corso di Slop. Come vengono valutati scelti i parametri di densità a rapporto di Poisson? Parametri di densità, rapporto. Vedo che ce ne sono persone che se ne stanno andando. Chi ha richieste da fare adesso bisogna farle perché avevo mandato tutti alla fine. Sì. No, quei dati vengono ricavati dal software. Ovviamente si fa riferimento a delle correlazioni. Sì, le slide per Paolo Pasqua ve le passiamo. Ok, richiedetele. Come? Ci sono sempre in richiesta le domande. Tramite correlazioni si possono ottenere i vari valori, tramite i valori di velocità, ovviamente. Sì, desidero ricevere la presentazione. Con 2 e con 3 strati fornisce. Perché, come vi dicevo, nella registrazione bisogna fare attenzione all'individuazione dei primi arrivi. È chiaro che se voi andate a modificare i primi arrivi, di conseguenza cambiano anche le dromocrone, perché le dromocrone registrano, sono proprio il risultato dell'individuazione dei primi arrivi. No, l'XY ottimale viene scelto in automatico dal software, però vi faccio vedere una cosa, torniamo indietro. Se io modifico la scelta dell'XY ottimale, vedete un attimo, qua dov'è? Interpretazione su funzione velocità, quando io vado a cambiare la scelta dell'XY ottimale che mi dà informazioni sulla velocità, vedete, se io clicco qui sulla prima curva e poi mi sposto su funzione tempo-profondità e poi andamento morfologico dei riflettori, vedete? È cambiata proprio la morfologia, la geometria del sottosuolo. Proprio perché ho cambiato l'XY ottimale. Inviarmi la presentazione. Yes, of course, Mario Truilo.
perché aveva rilevato, sì, la domanda di Carmignani, perché aveva rilevato delle pendenze differenti. Io non ho modificato i punti di ginocchio per fare presto, visto che io vi dicevo che avrei dovuto fare attenzione all'individuazione dei primi arrivi e avevo la possibilità di spostare i punti di ginocchio. Un punto di ginocchio si era anche modificato perché avevo cliccato con il tasto e si era creato da solo, quindi di conseguenza aveva interpretato anche pendenze differenti. Quindi capite che variando la pendenza della curva vengono individuate anche differenti velocità e quindi anche più strati. Ottimale l'impostazione filtro passo a basso. Vetto regard the filter of about input dati. On the tracks, you can choose passa basso o media mobile, and then you can click on apply and then OK. If you chose average, mobile average, apply OK. No, le onde S vengono sempre generate. Nel momento in cui viene data l'energizzazione nel sottosuolo, non esiste soltanto una onda, ma vengono generate infinite onde. Siccome questo software è utilizzato per lo studio della propagazione delle onde rifratte, è normale che consideriamo le onde P, che sono le prime che arrivano. Però le onde S vengono sempre registrate, infatti alla fine nei valori tabellari vengono riportate le onde S. Bene, io dichiaro concluso il webinar. Se ci sono domande, potete contattarmi privatamente all'email gloria@geostru.eu e quindi se ci sono altre richieste o volete vedere qualcosa di grafico, anche se volete inviarmi le vostre tracce, interpretazione dati o se continuate ad avere dei dubbi, potete scrivermi. Quindi grazie dell'attenzione e buona serata. Sì, riceverete la presentazione. Chi la richiede la riceverà. Grazie a voi.